Attenzione al fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Una volta ricevuto un segnale, noi non sappiamo cosa c'è sotto, ma in tal caso, sia se è una lattina di Coca-Cola, sia se è una mina, la trattiamo come un qualcosa di pericoloso, quindi si prenderanno tutte le precauzioni previste del caso. Come potete sentire, il nostro apparecchio ci sta riscontrando un segnale, che se il segnale è individuato all'interno di quel quadrato aperto, ancora attualmente, la stecchetta che lui è andato a togliere gli serve per effettuare un invito, quindi cominciare a fare una piccola discesa a 45 gradi, per poi lavorare su una parete retta di 90 squadra. L'abbiamo chiamata esercitazione grow up. Grow up per, significa crescere, crescere, ma per crescere bisogna conoscere, proprio questo è lo scopo, far conoscere oggi quali sono ancora i potenziali rischi dovuti a quegli ordigni inesplosi, ordigni risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale. Quindi lo scopo è proprio questo, dare la consapevolezza del potenziale rischio che c'è su tutto il territorio nazionale di questi ordigni inesplosi. Una giornata orientata anche e soprattutto ai giovani, quindi? Assolutamente sì. Abbiamo coinvolto gli istituti superiori, vari istituti superiori della città di Piacenza, non solo, era presente anche la scuola militare Teulier di Milano, appunto perché il messaggio è rivolto ai giovani, ma chiaramente non solo ai giovani, perché molto spesso questi ordigni vengono trovati sui campi o quando si svolgono lavori di edilizia. Quindi abbiamo detto cosa fare, abbiamo dato indicazioni su cosa fare, non vanno assolutamente toccati questi ordigni e vanno informate le forze dell'ordine. Pontieri, recentemente negli ultimi mesi siamo impiegati nel supporto alla protezione civile nell'area colpita dal terremoto del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Siamo ancora lì nell'attività di demolizione e rimozione dei macerie, demolizione di quegli edifici pericolanti, quindi pericolosi per la vita umana della popolazione locale, e poi rimuovere queste macerie. Nello stesso tempo, come abbiamo visto nelle giornate qualche giorno fa, anche ieri, con l'alluvione, con l'emergenza, con il codice rosso che si è avuto nella regione Emilia-Romagna, avevamo degli assetti pronti, alcune unità sono intervenute nel Modenese per dare supporto alle popolazioni locali.